Ti capita a volte di sentire addosso una stanchezza che non riesci a cambiare in energia, non riesci a toglierti. E quindi sei stanco dopo pranzo, sei stanco la sera quando torni a casa, non riesci a fare nulla. In quel momento hai bisogno di spegnere il cervello. Che cosa fai molto spesso? Ti metti sul divano davanti alla televisione e magari vedi della trash TV, qualcosa che non richiede nessuno sforzo, che ti aiuta ancora di più a spegnerti. E il giorno dopo ti svegli e magari ti svegli anche piuttosto stanca o piuttosto stanco perché è vero, hai dormito delle ore, ma ti senti inutile. Senti che stai passando la tua vita a lavorare, ma non hai un tempo per te. Perché durante quel tempo per te dormi, ti addormenti, ti senti stanca, ti senti stanco. Sei a rincorrere le energie perché magari hai dei bambini, quindi hanno bisogno di essere accuditi e usi quelle ultime energie solo per quello. Bene, io ho una proposta per spezzare questo ciclo di stanchezza. Innanzitutto individua quali sono quelle azioni tossiche, cioè quelle azioni che ti procurano stanchezza. Può essere il mangiare troppo tardi, il mangiare troppo pesante, il mangiare un determinato tipo di alimenti, per esempio. Oppure il portarsi il telefono a letto, passare ore prima di dormire, non sembra, ma davvero a volte sono ore o almeno un'ora a guardare il feed di Facebook. O magari stai guardando questo video e invece dovresti dormire, allora guarda questo video e poi dormi, eh? Va bene, scherzo, però ci sono una serie di attività che vanno proprio in contrasto con il mio benessere. Ne abbiamo parlato in un video, chiediti, quello che sto facendo mi fa stare bene, mi farà stare bene, sto rispettando me stesso, poniti le domande giuste. Eliminiamo allora queste attività tossiche e poi creiamo delle attività nuove. Fai qualcosa di diverso. Se andare a casa, guardare la trash TV ti fa, è vero, spegnere il cervello, prova ad accenderlo il cervello, prova a fare qualcosa di nuovo, prova a fare una ricetta, prova a creare un hobby, fare qualcosa a maglia o studiare qualcosa, non di eccessivamente complicato, ascoltare un podcast, fai qualcosa che sia energizzante, incontrare un gruppo di amici, creare un gruppo di amici che parla di un argomento, andare in palestra, fai qualcosa che ti metta in movimento. Certo, significa andare fuori dalla comfort zone. All'inizio significa andare in un territorio scomodo, significa temere questa cosa. Adesso ti inventerai 100 scuse, sì, ma figurati, ma io vorrei, ma non posso, eh? Vorrei fare questo, ma se metterai 100 scuse, togli tutte quelle scuse, tira fuori di nuovo te stessa o te stesso, energizzati, fai di nuovo il pieno di energia. Dormi bene, le ore giuste, senza attività tossiche e vedrai che nel tuo cervello si creerà uno shift. Emozione, emotion, motion. Nella parola emozione c'è anche la parola movimento, motion. Cambia atteggiamento rispetto alla vita. Comincia pian piano, facendo qualcosa di nuovo, a fare non di più, ma a fare meglio, a impiegare meglio le tue ore libere. Fammi sapere poi come va, scrivilo qui nei commenti. Ciao e ci vediamo al prossimo video.